gesto istintivo, uno dei primi giochi che ciascuno di noi ha desiderato, tanto da costruirselo in completa autonomia, anche con un semplice ramo e un pezzo di corda di recupero. Il tiro con l'arco è uno sport primordiale, essenziale, affascinante, ma tutt'altro che semplice. I nostri campioni sono i Robin Hood dei tempi moderni. Non rubano ai ricchi per restituire ai poveri, ma alimentano la loro leggenda a suon di successi internazionali, facendoci gioire e festeggiare a suon di medaglie olimpiche. Nella sua essenzialità, l'arco è diventato un concentrato di tecnologia e rappresenta il perfetto connubio tra componenti di precisione e materiali all'avanguardia, che consentono agli arcieri di esaltare le loro doti di mira, sensibilità, concentrazione, freddezza. Ma gli archi sono tutti uguali. Ce lo spiegano i campioni azzurri dal Centro Federale di Cantalupa e il direttore tecnico Giorgio Botto. Questo è l'arco olimpico, quello che si gioca le medaglie nelle edizioni appunto delle Olimpiadi, ed è composto da una parte centrale in alluminio, due flettenti in fibra di carbonio, un mirino e tutto questo sistema di bilanciamento dell'arco. In realtà il modo di tiro con l'arco non prevede solo questa divisione. Se noi iniziassimo a togliere il mirino e la stabilizzazione, entriamo nell'ambito dell'arco nudo. Questo è un arco nudo ed è composto essenzialmente dalla stessa base dell'arco olimpico, quindi un riser centrale, due appunto flettenti, la corda, e gli manca il mirino e lo stabilizzatore. Si mira con la punta della freccia. La gara principe dell'arco nudo è il tiro di campagna o il 3D e si tira dai 5 ai 50 metri. Semplificando ancora di più, si passa dall'arco nudo all'arco istintivo, che è un arco completamente in legno, non può avere pesi. È molto lento e quindi si vede benissimo la freccia a volare e ci fa ricordare, diciamo, l'arco di Robin Hood. Tornando all'arco olimpico, andiamo ad aggiungere componenti che contribuiranno ad aggiungere precisione all'arco ed entriamo nel mondo del compound, che probabilmente li vedrà coinvolti alle Olimpiadi del 2028. La differenza grossa è data dalla lente, che è appunto una lente di ingrandimento, non solamente una diottra su cui mirare, e per utilizzarla al meglio si usa anche la visetta sulla corda, che è semplicemente un forellino che aiuta a mettere meglio a fuoco la lente di ingrandimento. Invece quello che conta principalmente è la cam, ovvero abbiamo una differenza rispetto all'arco olimpico, quindi sarà duro nella prima fase, nella fase di apertura, e poi diventa morbido. E questo permette di stare anche in mira più tempo e più semplicemente, con meno fatica e meno sforzo. Usa uno sgancio meccanico, ovvero non le dita non si attaccano direttamente alla corda, ma si attaccano, c'è una presa sullo sgancio. E quindi tutto l'insieme dell'attrezzatura, sia dell'arco che dello sgancio, fa sì che il compound sia un arco più preciso rispetto a quelli che abbiamo visto precedentemente. Con Matteo Bisiani, tecnico della nazionale ed ex arciere con due medaglie olimpiche in bacheca, vediamo come si monta un arco. Questa è la parte centrale dell'arco, alluminio, i due flettenti, due pezzi che si flettono restituendo energia alla freccia. Anche la corda è materiale modernissimo, non è più il vecchio budello che utilizzavano i nostri antenati per andare a caccia. Sto montando la bilanciatura, che serve a rendere l'arco leggermente più pesante, per renderlo più stabile. Si avvicina molto all'attrezzo che usa il funambolo. Poi è sempre l'atleta che lo deve indirizzare nella direzione corretta. Questo è l'arco, ora andiamo a montare il mirino. Eccoci, ora l'arco è montato con tutti i suoi componenti. Non ci resta che incoccare la freccia, prendere la mira e sognare. E si tratta di un sogno a cinque cerchi chiamato Olimpiade. Non svegliateci, perché di questo ne parleremo nella prossima puntata.